compagni lo piangono, i nemici gli rendono onore, Pertini siede impietrito e qualcosa è morto anche in lui. Baietta ricorda con rabbia e parla con voce di tuono, ma non può riportarlo tra noi. Roma Termini, scendiamo, sbottoliamo le bandiere, ci fermiamo in piazza Sesa per il solito caffè, partigiani, segretario e Nuetta tutta Dre, per andare a salutare il compagno Berlinguer, coi fazzoletti rossi ma le facce tutte scure. Non c'era tanta voglia di parlare fra di noi, ma un idiota da un'età, data che era schigna a sé, a gran cavere di inferenci se non finiva a me. Ma sono sempre stare e quando sembri me, la piazza del Pina, ma quel comunista che non cavede per truccas, ma guerra sempre a te, e si mantiene il casco, te la furere nel Berlinguer. Il pelen del Cantena, a tutti sbutigliò, hai un fattore, tre guardore al bene, tu casi male, ma tra presa si è successo, d'entrata sempre a te, e si mantiene il casco, te la furere nel Berlinguer. وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز Non si fanno conti in tasca al presidente, è una storia già sentita. Poi non è importante, le lobby e gli interessi sono l'invenzione di quei giornalisti e dell'opposizione. Non dovete usare leggi contro il presidente, le minacce di un complotto vanno prese seriamente. Il suo voto per la strada è sicurezza e garanzia di chi con i suoi uomini cammina sulla via del miracolo economico che trasmetterà il segno del presidente sulla società. Il presidente lo sa, vede e provvede, non sbaglia mai. Il presidente lo sa, sempre il presidente, per ogni problema lui è qui presente. Il nostro presidente è uno che lavora con la democrazia, il pubblico lo adora. Le promesse che ci ha fatto rappresentano la sfida di un paese che in passato ha conosciuto la deriva. Date solo un po' di tempo per il risultato, chi lo ha sostenuto verrà ricompensato. Il presidente lo sa, non sbaglia mai. Il presidente lo sa, con la sua squadra risolve.
giusta, per il suo ideale. Ogni causa è giusta, per il suo giornale. Per la tua casa nuova, c'è la sua immobiliare. La sua finanziaria, per le rate da pagare. Il cinema proiettano ogni film del presidente. Nel centro commerciale trovi il saldo conveniente. Sul capo la sua squadra di frequente la vincente. Nei sondaggi la fiducia è consistente. Il presidente, operaio il presidente. Notaio il presidente. Insegnante il presidente. Cantante l'allenatore. Presidente. Giocatore. Ambasciatore. Desiderator. Presidente. Petroliere presidente. Consigliere. Sempre all'ultima mano, e sono io oppure sei tu chi ha sbagliato più forte, che per avere tutto il mondo fra le braccia ci si è trovato anche la morte. Sono io oppure sei tu, ma sono io oppure sei tu. Alzati che si sta alzando la canzone popolare, se c'è qualcosa da dire ancora, se c'è qualcosa da fare. Siamo in diretta. Buonasera. In attesa del dibattito che ci sarà qui alla Festa dell'Unità, trasporto pubblico a Roma tra innovazione e rilancio con Guido Improta, Massimiliano Valeriani, Maurizio Policastro, Michele Civita, coordina Giovanna Vitale. Il salotto della Festa dell'Unità che vi ha su Radio Roma Futura, che vi ha fatto sentire, penso, una buona musica. E adesso in attesa abbiamo Luciano Chiolli, che è qui da almeno le 18 in attesa di questo dibattito, giusto Luciano? Sì. Allora, intanto ti volevo chiedere una cosa: ti piace questa location della festa? Sì, sì, la location è ottima e anche la musica va bene. Quindi anche la musica non ti dispiace? No, assolutamente. Senti, io ti volevo fare una domanda che riguarda invece il rapporto che c'è tra la festa del Partito Democratico e la militanza. I volontari della Festa dell'Unità e le volontarie vengono qui per circa al minimo un paio di settimane, massimo 40 giorni, a lavorare per la festa. E, che significato ha secondo te la militanza per il Partito Democratico? La militanza
fondamentale, è l'anima vera, l'anima popolare del partito, e poi ha la funzione di amalgamare, di unire una comunità, farla sentire pienamente comunità. Non ci sentono più loro, ma in radio ci sentono. No, ma si sente pure poi. Anche perché Luciano sta cominciando il dibattito. Sì. Vediamo che si stanno apportando. Ricordiamo che noi lo stiamo mandando in diretta. La cosa, poi dopo interveniamo anche dopo il dibattito. La cosa che ti volevo chiedere è questa. Ecco, vediamo che il salotto si sta riempiendo, Luciano. Il salotto si sta riempiendo, Luciano. È arrivato il nostro Massimiliano Valeriani. E tutto il bello della diretta, è Luciano. Bello della diretta. Adesso andiamo dalle 18, in diretta, dalle 18 che siamo qui ad aspettarti. Fare il dibattito, ovviamente. No, noi siamo qui alle 18 per aspettare te, che fai il dibattito. Per ascoltare te siamo qui alle 18. Certo, sì, siamo il bello della diretta, adesso mandiamo il vostro dibattito in diretta e poi speriamo che ci possiamo fare qualche domanda sul mondiale di calcio. Sei contento che l'Italia è uscita? Contento no, però non sono neanche sorpreso, perché è una squadra indifendibile, francamente. Una squadra senza organizzazione, senza cuore, senza corsa, senza tre componenti fondamentali per andare avanti. Senza anche una di queste tre è complicato. L'Italia, gli mancavano tutti e tre, quindi francamente non sono sorpreso. Chi lo vince il mondiale? Brasile. La finale? Non so gli incroci degli potenziali, diciamo, per le potenze in campo Brasile-Argentina, però non so se gli incroci lo consentiranno, quindi non lo so. Credo che siano le formazioni più forti del mondiale. Va bene, ci sentiamo dopo il dibattito. Grazie. Allora Luciano, io direi che salutiamo i nostri ascoltatori, sì, rientriamo dopo il dibattito, sicuramente. E così salutiamo anche chi ci sta ascoltando, anche perché possiamo dire, si può ascoltare sul sito www.radioromafutura.it o su Spreaker cercando Roma Futura. Ci sentiamo col salotto della festa dopo la fine del dibattito. Adio.